mi ha fatto vedere nella rubrica in cui recensisco gli attrezzi che la B-Roller può essere un ottimo attrezzo per i vostri allenamenti. Oggi faccio vedere tre esercizi che potrete andare ad inserire nel vostro allenamento per il core andando ad utilizzare questo ottimo strumento low cost. Il primo esercizio è il classico, ossia vi appoggiate, andate avanti, poi tornate indietro. Potete utilizzare questo esercizio con un classico 3x10, 4x10, recupero un minuto da mettere al termine dei vostri allenamenti. Una versione un po' più difficile prevedete staccare le ginocchia mentre avanzate, quindi potreste eseguire il movimento così. Sollevate le ginocchia, quando non ce la fate più, le ripoggiate sul materassino e fate l'esercizio come la versione precedente. Avanzo, stacco, tengo, vengo giù. E poi vengo indietro. Tengo, vengo giù. E così, contrario. Questo è un esercizio di livello di difficoltà superiore al precedente. Ma in entrambi i casi questi esercizi sono adatti a soggetti allenati. Se non siete allenati, se non avete un grande, diciamo, non avete fatto un lavoro di preparazione, questi esercizi sono troppo impegnativi e rischiereste di farvi male alla vostra schiena. Un'altra versione potrebbe essere, utilizzando la B-Roller, fare un lavoro isometrico, ossia nella posizione di massima difficoltà, provate a mantenere la posizione per 15, 20, 30, 60 secondi. Questo è un ottimo modo per rinforzare in maniera veramente efficace il vostro corpo, una roba del genere. Nella posizione di massimo allungamento, core contratto, dorsali contratti, glutei contratti per stabilizzarli. Questi tre esercizi, come detto, li potete mettere al termine dei vostri classici allenamenti. Potete dedicarli in un allenamento di specializzazione per il core, vi assicuro che sono ottimi per far crescere ancora più la forza della vostra zona centrale del corpo. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ho fatto vedere nella rubrica in cui recensisco gli attrezzi che la B-Roller può essere un ottimo attrezzo per i vostri allenamenti. Oggi vi faccio vedere tre esercizi che potrete andare ad inserire nel vostro allenamento per il core andando ad utilizzare questo.